Ma adesso è un centrocampo diverso, sai, quello dell'anno scorso era fortissimo, con Pjanic che dava ancora più qualità, con Keita che dava ancora più qualità quando ha giocato lui al posto mio. Non ci dimentichiamo, io ho giocato con Pizarro e lui la palla la prendevamo al primo minuto e la riconsegnavamo al 90° all'avversario. Intanto Roma TV fa vedere le partite, che ne so, giochiamo con la Sampdoria, fa vedere Roma-Sampdoria e mi fermo a guardare. Era veramente un altro centrocampo molto forte, però questi tre, ci metto anche Paredes e Gregniè che arriva adesso, sono giocatori fortissimi che farebbero secondo me titolari in qualsiasi squadra europea, anche quelle più blasonate, quelle della Premier, quelle della Liga, secondo me Chi sono merita giocatori. rispetto, merita? Lo merita, insomma, parlare di chi lo merita quando c'è una squadra che è 4/7, 4 punti avanti, che potrebbero essere anche 7. È limitativo. La Juve è una squadra fortissima, una squadra che vince per 5 anni e che anche il sesto rimane con questa continuità al comando. Non può non meritare e non avere una menzione speciale. Secondo me noi siamo al loro livello, abbiamo perso dei punti che ci fanno ancora male durante il giro d'andata, ma secondo me quella non era ancora questa Roma. Ripeto, a gennaio siamo ritornati dalle vacanze, una l'hanno persa loro, una abbiamo persa noi. Torna a far male sia lo scontro diretto che abbiamo giocato credo alla pari che quelle due partite con Empoli e Cagliari, però oggi insomma è inutile, abbiamo fatto. Due assist, che partito dei piedi, un rinnovo, sei contento e ancora Non molto è stanco. direttamente collegato agli assist, No, altrimenti dico, non ti dopo la senti ancora molto Sampdoria soddisfatto. come funziona, insomma. No, sono contento della prestazione e ripeto, sono contento del presente, le cose vanno bene. Se devo pensare a me e al mio futuro, sono contento di star bene fisicamente, faccio gli scongiuri, ma sono contento di star bene. Questo l'ho detto prima, a 33-34 anni, con una carriera importante comunque, anche se senza tanti trofei, ma una carriera importante non hai questo assillo di sapere quello che sarà domani. Insomma, sono molto, molto tranquillo e molto felice che le cose stiano andando bene.